ma è andata bene. Sì, una partita durissima come tra l'altro ce l'aspettavamo, perché non dimentichiamo che il Cusio Sud-Ovest comunque è stato capace comunque di vincere contro il PGS Issa Novara, che è una delle tre formazioni con cui ci contendiamo la testa della classifica. Le ragazze sono andate bene, si sono difese e anche il Cusio però in difesa ha tenuto duro. Sì, infatti il Cusio ha impressionato molto appunto sia in ricezione che in difesa, e devo fare veramente i complimenti a questa formazione che dall'andata è cresciuta veramente tanto, come comunque faccio i complimenti alla nostra formazione che nonostante qualche acciacco di troppo è stata capace comunque di non farsi sorprendere. Adesso la prossima partita? La prossima partita incontreremo l'Igor Novara, che all'andata comunque ci ha battuto per 3-7-0. Andiamo lì comunque con il coltello tra i denti e con l'intenzione di non perdere la testa della classifica. Partita combattiva questa sera, però purtroppo non è giocata. Come mai? Ho un'infiammazione alla spalla, leggera, però per prevenzione, visto che poi abbiamo una partita importante sabato, oggi abbiamo preferito stare a riposo, almeno così un po' di tranquillità non guasta mai. Visto da di fuori, come ti è sembrata? È dura, perché comunque loro erano cariche, difendevano tanto e dovevamo avere pazienza di fare punto e ogni tanto quella pazienza manca, quindi è stato difficile. Però insomma abbiamo vinto, quindi va bene. Quanti ne hai e da quando è che giochi a pallavolo? Allora, io ho 23 anni e gioco a pallavolo dal 2004, quindi questo è il mio 11° anno e ho iniziato a Chivasso, nella Fortitudo, e questo è il mio primo anno fuori casa, ho sempre giocato lì e quindi speriamo in bene che quest'anno vada bene veramente. Come ti trovi però qui? Molto bene, il gruppo è fantastico, le ragazze idem, l'allenatore mi piace, quindi, ma poi la società anche è una bella società, è molto presente, ci crede tanto e noi con loro.